primo settembre a Mussolini 2016. Il dottore Caracappa e il dottore Sciara per la loro presenza, per essere qui a Mussolini, gli diamo il benvenuto. Un ringraziamento anche a tutti quelli che hanno collaborato per la realizzazione di questa fiera, a tutti i veterinari, a tutti i dottori che si sono impegnati per far sì che questa fiera diventasse così come la state vedendo, in maniera grandiosa. Siamo pronti per iniziare. Un ringraziamento anche a padre Sapia per la sua presenza, era giusto anche la presenza del clero in questa fiera, perché è giusto anche gli animali, la terra, i mezzi agricoli, una cosa importante. Bene, io passo la parola al nostro primo cittadino, Giuseppe Catania, per fare gli onori di casa. Grazie Sebi, grazie a tutti voi per essere presenti. Anch'io spenderò solo 2 minuti per fare alcuni ringraziamenti, consentitemelo, perché il lavoro che c'è dietro questa organizzazione è davvero tanto, e per cui voglio ringraziare innanzitutto i miei consiglieri Enzo Rullo e Graziella Milena, che operatori del settore, come tutti sapete, hanno dato una mano grandiosa per l'organizzazione di questo evento. Voglio ringraziare tutta l'ASP di Caltanissetta e i veterinari che ci hanno collaborato senza sosta. Voglio ringraziare ovviamente tutti i volontari, a partire da chi ha messo a disposizione l'area, quindi i proprietari dell'area, chi ha realizzato i box a titolo di volontariato, ci tengo a dirlo, quindi l'allestimento dei box, la preparazione, la pulizia con le ruspe, tutti gli espositori delle macchine e quindi tutte le concessionarie che avrete modo di apprezzare e di visitare, tutti gli allevatori e ovviamente Michele Spoto, Pasquale Stefano. Purtroppo sono certo di dimenticare qualcuno, mi scuso a priori, e ovviamente ringrazio anche per la loro presenza il dottore Caracappa dell'Istituto Zooprofilattico, il professore Portolano dell'Università, il dottore Miosi dell'assessorato regionale agricoltura, il dottore Sciara appunto dell'ASP, il dottore Messina e il dottore Lagannina dell'Unicredit. Ringrazio in particolare l'Unicredit e il Mangimificio Leone che hanno scommesso con noi in questa iniziativa, quindi sponsorizzando questa iniziativa. Ci tenevamo non solo per, come dire, un fatto romantico, che è sempre un fatto importante, ma ci tenevamo perché il nostro territorio è un territorio, come sapete tutti, a vocazione cerealicola e a vocazione zootecnica. Quindi come amministrazione abbiamo fatto nel giorno scorso il primo incontro sulla cerealicoltura. Oggi prende il via questa fiera che vuole essere non solo un momento così di svago, socializzante, ludico se volete, ma vuole essere anche un momento scientifico e commerciale al tempo stesso. Scientifico perché oggi, appena chiudiamo l'inaugurazione, ci trasferiremo alle scuderie del castello per iniziare una tavola rotonda, un incontro tra operatori, con la presenza appunto delle istituzioni e degli organismi scientifici, in cui si parlerà di miglioramento della razza ovicaprina e bovina da un lato, e miglioramento o comunque chiusura della filiera del latte, quindi dalla produzione del latte alla sua trasformazione fino alla realizzazione di prodotti al marchio. E non è un caso che in questi 3 giorni abbiamo ospiti qui anche i 4 consorzi dei formaggi DOP siciliani, e credo che questo sia un fatto da rimarcare, perché avere tutti e 4 i consorzi dei formaggi DOP siciliani in un unico evento è appunto un evento nell'evento. E di questo devo ringraziare il dottore Raffaele Sarda, che è il referente del consorzio Piacentino Ennese, che si è speso in modo incredibile, e quindi direi che sarà una 3 giorni finalizzata all'approfondimento scientifico dei temi, alla valorizzazione dei prodotti in chiave DOP, proprio perché siamo fortemente convinti che il nostro territorio si può risollevare solo se si riallaccia a quella che è la propria identità storica, che
è finalizzata a valorizzare il territorio e i prodotti del territorio. Abbiamo, come avete visto, legato a questa iniziativa un'altra iniziativa, che è quella dei lamenti, il progetto Il Lamento del Mediterraneo, un progetto che vede il coinvolgimento di cinque stati, di tre stati europei, quindi la Georgia, la Polonia, la Corsica, un'altra regione italiana, la Sardegna. L'obiettivo è tanti partner specializzati come l'Università di La Sapienza di Roma, la Fondazione Puntitta, perché l'obiettivo è quello di arrivare alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa domenica prossima per candidare l'arte sacra della Settimana Santa Mussomelese come patrimonio immateriale dell'UNESCO. L'obiettivo, come dicevo, è la valorizzazione del nostro territorio in chiave culturale e soprattutto in chiave turistica. L'unico modo per mettere in atto un processo innovativo di sviluppo economico e investire sull'industria culturale, intendendo per industria culturale quello che è il patrimonio culturale materiale, e lo vediamo nello splendido maniero che abbiamo di fronte, ma soprattutto il patrimonio culturale immateriale, intendendo per patrimonio culturale immateriale i prodotti del territorio, le tradizioni antiche, le tradizioni religiose del territorio, perché l'industria culturale è la seconda industria europea in termini di fatturato e di occupati. Quindi ringrazio tutti per la vostra presenza e auspico a tutti una buona fiera. Grazie a tutti, ci vediamo all'esame del castello, perché avremo questo momento di approfondimento scientifico e poi la degustazione dei prodotti siciliani. Grazie a tutti. Fate sentire. La dottoressa. Sì. Dottoressa, vieni. Dottori veterinari sono qua perché anche voi vogliamo al taglio del naso. Vieni, dottoressa, basta. Da questo lato. Ringraziamento, non dimenticato, lo sapevo, avrei dimenticato qualcuno, ma la dottoressa Castiglione, Silvana Castiglione, che sta facendo un lavoro incredibile per coordinare la direzione appunto di questa fiera antica del bestiame. Grazie, grazie. Bene, adesso è il momento di padre, del nostro padre Sabine, che prima darà la benedizione e poi faremo il taglio del nastro. Prima di iniziare, complimento con il sindaco, con l'amministrazione, e penso che il sindaco iniziatore di questa fiera del castello, il famoso testa di ferro, è in mezzo a noi, felice che si riprenda la tradizione bellissima che aveva inaugurato tanto tempo fa. 1912. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cristo, Figlio di Dio, che ha voluto essere chiamato Figlio del Carpentiere, sia con tutti voi. Dio ha ordinato all'uomo di soggiogare la terra e di dominarla fino al giorno in cui saranno creati i cieli nuovi e la terra nuova. Come dice l'Apostolo Paolo, tutto è vostro, ma voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio. In questa prospettiva l'uomo, valendosi delle risorse della natura e degli strumenti della scienza e della tecnica, coopera al grande disegno della creazione e della redenzione. Per questa sua provvidenza benediciamo il Signore e rivolgiamo a Lui la nostra preghiera, perché mediante il lavoro si realizzi la nostra vocazione terrena ed eterna. Padre Santo, da te discende la pienezza di ogni benedizione e a te sale la voce del popolo che benedice il tuo nome. Nella tua benevolenza proteggi il lavoro, gli strumenti di lavoro, fa che mediante la loro operosità e il tuo aiuto
manifestino le meraviglie della creazione e procurando il giusto benessere alle proprie famiglie promuovano il progresso del borgo di Mussomeli, dell'intera società, all'onore della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il taglio, ecco, una coda di ringraziamenti, non perché non si siano occupati, ma solo perché non sono dimenticato io, come dicevo, va fatta anche alle tre associazioni di categoria, a Coldiretti, alla CIA e a Confagricoltura, ai loro referenti sul territorio. Permettetemi di fare un ringraziamento speciale a mio cognato di Confagricoltura, Filippo Genco, che è stato semplicemente fantastico. Bene, adesso chiedo ai fotografi di cambiare posizione, così viene il castello, perché a noi quello che interessa è il castello principalmente. Ed il frate conventuale, padre Luigi Sapia, ha impartito la benedizione. Grazie a tutti. Adesso insieme a padre Sapia facciamo un giro vicino a dove sono gli animali, sono e poi ci vediamo nella scuderia del castello. Di quelli. Padre Luigi, quando eri piccolino te la ricordi la fiera del castello? Non soltanto, mi ricordo anche che siccome dormivo alla Mintina, tutti diciamo greci eccetera passavano di là con le loro campane e campanelle e non mi facevano dormire la notte. Cosa mi può dire di questa fiera di quest'anno? Ci può sapere, gli errori stai arrivando. No, ma da tempo che non si fa la fiera al castello. Ma ora si va a parlare capace 20 anni quando si fa la fiera giusta, che prima si arrivava a capo del giudice. Lei, e anticamente com'era questa fiera? Ma c'erano vacche, c'erano cavalli, c'erano tante cose. Che venivano da fuori? Venivano da fuori, sì, da tutti questi paesi di qua. E qui l'esposizione, altra area di esposizione delle macchine agricole, fiera del bestiame al castello di Mussomeli in questo primo settembre 2016. E intanto la gente in questo primo settembre avvicina qui in zona Castello, nella zona della fiera, per partecipare alla inaugurazione e osservare tutto ciò che sta succedendo attorno. Anticamente com'era la fiera del castello? Era fiera mondiale da tutti gli animali, però questi mezzi non c'erano, ma oggi è la più fiera
fiera mondiale da tutta la Sicilia. Perché ci sono gli animali, ci sono i mezzi agricoli, c'è di tutto? C'è di tutto, un mondo di felicità. E lei è contento, sì, di questo evento? E io parlo Giuseppe Bonfante da Mussomeli. Giuseppe Bonfante di Mussomeli, euforico, festante per questa antica fiera del castello. Classe 1-29-1924. Ok, sì. Grazie di questa testimonianza. Pure io ti ringrazio. Ma tu me ne vedi?